questa puntata. Festa della Toscana 2021, le celebrazioni. Un fiore è la costituzione sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina, in provincia di Pisa. Con questo gesto simbolico, davanti alla lapide, su cui è scritto dal braccio della morte all'abbraccio di Cascina, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha dato il via alle celebrazioni per la festa della Toscana. Toscana è terra di diritti, fu la prima ad abolire nel 1786 la pena di morte e oggi insieme a Michelangelo Betti, al sindaco di Cascina, siamo venuti qui a ricordare Gregory Summers, che fu giustiziato in Texas nel 2006. Ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. In questa vicenda, in questa storia, si racchiude un po' il senso della festa della Toscana e getta un ponte fra la firma di Pietro Leopoldo e l'oggi, perché poi appunto anche oggi quasi la metà, circa la metà degli stati del mondo continua a avere la pena di morte nel proprio ordinamento. E qui poi il tema della pena di morte e di quello che è il giudizio di una società si rafforza proprio dal fatto che questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. Alle 11 il Consiglio regionale solenne, alle 15 il convegno La Toscana non odia, alle 21 la proiezione del film Il male non esiste. Oltre 100 i palazzi e i monumenti che si sono colorati di bianco e di rosso. Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana e questo è un gran bel segnale. La festa della Toscana è nata per rafforzare l'identità della comunità regionale, ma anche per ricordare l'atto rivoluzionario che fece Pietro Leopoldo con l'abolizione della pena di morte, rendendo la Toscana all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare.
Giornata fondamentale perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte, e giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria, ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade, accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. La festa della Toscana, tradotta con le giuste parole del Presidente, vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo oggi rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando per dire con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle che sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto, le parole giuste per veicolare i messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa, e questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole, portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere
essere all'avanguardia. Insomma, oggi non viviamo questo giorno come una ricorrenza, ma come un momento in cui guardiamo con speranza al futuro, in cui tramandiamo i nostri valori alle generazioni più giovani. È una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso, e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante perché deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Come tutti gli anni facciamo una seduta solenne del Consiglio e ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione a eliminare quello che è la pena di morte. E in questa giornata in particolare la dedichiamo all'hate speech, quindi a quella corrente d'odio che si sviluppa molto spesso sui social e sui media, ma direi che in qualche modo si sviluppa all'interno delle scuole. Non dimentichiamo il bullismo, non dimentichiamo il cyberbullismo, che è ovviamente un problema che ci attanaglia, che attanaglia soprattutto i giovani che si trovano in questa situazione e che li mette veramente in difficoltà anche psicologiche per vivere all'interno della società. Ricordiamoci che siamo toscani e che quindi dobbiamo in qualche modo combattere e andare oltre a quelle che sono queste situazioni. Io ringrazio l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della Regione proprio all'hate speech, ai discorsi d'odio. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e dalle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete, i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società. E la Toscana, che è terra da sempre di diritti e anche di rispetto, perché io oggi credo che la Toscana debba fare della parola orgoglio una propria bandiera. La Toscana deve essere orgogliosa di quello che è. Oggi è la festa di tutti i cittadini e le cittadine della Toscana, di chi ha scelto di vivere nella nostra regione, di chi è nato nella nostra regione e ha l'orgoglio di vivere nella regione più bella del mondo. Ma c'è anche un altro tipo d'orgoglio, quello di essere orgogliosi di essere stata la prima regione che ha abolito la pena, il primo Stato, perché all'epoca il Granducato di Toscana era uno Stato, il primo Stato al mondo che ha abolito la pena di morte, e oggi è la regione che più di ogni altra può andare fiera di essere terra di tutti.